Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo di riforma della giustizia e dell'attualità, insomma, una riforma prevista dal Recovery Plan. Vedremo in che modo potrà essere attuata. Grazie ai nostri ospiti, come sempre. Allora, a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura in questa puntata, parleremo dell'auspicata riforma della giustizia. Cercheremo di capire quali potrebbero essere i settori che potrebbero trarre maggior beneficio e anche del rapporto tra politica e magistratura. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo dal professor Carlo Malinconico, partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Ben arrivato tra noi. Grazie Grazie molte e un saluto anche ai telespettatori. e saluto anche l'avvocato Domenico Gentile, partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Grazie, buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Dunque, io partirei proprio con il professor Malinconico, a quale farei la prima domanda, visto che ho già anticipato un po' del discorso del rapporto tra politica e magistratura. La giustizia civile e penale è tornata di grande attualità, anche perché incide sugli investimenti del Recovery Plan, ma anche per i casi noti al pubblico di Palamara e Amara. Dunque, allora siamo veramente a un punto di svolta e soprattutto parliamo anche del rapporto tra politica e magistratura. Cosa ci può dire? Allora, effettivamente è un tema molto delicato perché la giustizia, soprattutto civile, condiziona gli investimenti e quindi è quello che ci interessa per lo sviluppo del nostro paese. E, sia per quanto riguarda la prevedibilità dell'esito dei giudizi, sia per quanto riguarda la lunghezza dei giudizi, perché molto spesso gli investitori, soprattutto esteri, sono dissuasi da investire nel nostro paese perché non soltanto non conoscono bene il nostro regime giudico, sono abi più abituati alle clausole di diritto inglese, naturalmente, che non sempre sono migliori delle nostre, ma semplicemente sono più congeniali, più familiari a questi investitori e quindi già noi abbiamo questa difficoltà. Se ci aggiungiamo anche la imprevedibilità, quantomeno quello che ci viene addebitato dagli investitori stranieri, e questa imprevedibilità dell'esito dei giudizi e ci aggiungiamo anche la lunghezza dei processi, diventa effettivamente difficile. Poi l'altro aspetto che lei segnalava, e cioè questi casi fortunatamente non riguardano tutta la magistratura, naturalmente, però colpiscono molto l'opinione pubblica. Questi casi cosiddetti Palamara, Amara, eccetera, questi contribuiscono a rendere più opaca, no? La nostra percezione all'estero e quindi sono idonei a creare una sfiducia nel sistema italiano. Ecco, quindi questo è importante, quindi che noi ce lo poniamo come problema, ma vi ripeto, perché soprattutto per la giustizia civile non ci deve essere la sensazione che ci sia un condizionamento esterno. La indipendenza della magistratura è un bene, soprattutto in un regime democratico, assoluto, quindi deve essere garantito. E poi c'è il fatto che questi investimenti sono determinati proprio dalla propensione all'investimento da parte non solo degli imprenditori italiani, ma anche degli imprenditori stranieri. Ecco, per tutte queste ragioni, la riforma, o quantomeno l'attenzione per la giustizia, soprattutto civile, è molto importante.
La ringrazio proprio a proposito di appunto fiducia da parte dei cittadini nei confronti appunto della giustizia. Allora a questo punto passo la parola su questo argomento così delicato all'avvocato Domenico Gentile, al quale appunto chiedo proprio tutti questi casi, se vogliamo, e anche quindi la crisi in più in generale della giustizia può effettivamente inficiare su quella che è la fiducia da parte dei cittadini, che è un baluardo, se vogliamo, fondamentale della democrazia? Sì, certo, diciamo, come diceva bene il professor Malinconico, non è solo un problema dell'impresa estera che intenda investire in Italia. Il tema della giustizia è un tema molto, molto sentito anche all'interno, anche dai cittadini. E tutto questo, insomma, di cui parlavamo, di cui dicevamo, gli scandali giudiziari, ma anche e soprattutto l'imprevedibilità delle decisioni. Le durate oltremodo, diciamo, lunghe del processo, soprattutto civile, del contenzioso, scoraggiano l'utente, il cittadino e l'utente della giustizia. E quando non si ha risposta, diciamo, il diritto alla tutela giurisdizionale è garantito dalla Costituzione. Se la tutela giurisdizionale viene somministrata dopo tanti, tanti, tanti anni, magari quando, diciamo, il titolare del diritto non c'è più. Addirittura io ho assistito a contenziosi che sono durati anche per più generazioni e sono stati presi in mano anche da più generazioni di avvocati. Ecco, tutto questo fa venire meno la fiducia del cittadino nella giustizia, una giustizia che poi deve essere giusta. Molto spesso noi avvertiamo, come diceva bene prima il professor Malinconico, che questa sfiducia è fondata anche sull'imprevedibilità della decisione, nel senso che gli indirizzi cambiano molto rapidamente, ancorché ci siano gli anticorpi anche in Italia, diciamo, non solo nei paesi anglosassoni, ovvero il diritto si adegua all'evolversi della società, e anche la giurisprudenza e il diritto, diciamo, interpretato e applicato deve evolvere, e quindi nessuno scandalo se gli indirizzi giurisprudenziali mutano, ma la repentinità con la quale questo avviene in Italia, nonostante ci siano degli organi, insomma, i massimi organi giurisdizionali che hanno proprio il compito di creare degli indirizzi che poi i giudici delle, diciamo, sezioni ordinarie devono applicare, ecco, la funzione della nomofilachia, diciamo noi. Che diciamo, serve proprio a quando una questione è controversa tra più sezioni, sia in Cassazione, quindi per la giustizia civile, ma anche per quella penale, che davanti al Consiglio di Stato c'è un organo superiore che stabilisce qual è l'indirizzo prevalente che le singole sezioni devono osservare. Ecco, noi negli ultimi anni assistiamo al capovolgimento degli indirizzi delle stesse, cioè, adunanza plenaria piuttosto che sezioni unite della Cassazione civile o penale, che rovesciano quello che gli stessi organi avevano detto pochissimo tempo prima. Quindi questo non fa bene alla giustizia, non fa bene alla prevedibilità della decisione, perché chi si rivolge al giudice si rivolge magari su determinati presupposti che poi vengono smentiti, e allora la fiducia va a crollare. È proprio così, e la giustizia è un baluardo della democrazia, e diciamo, si dovrebbe fare più attenzione a questi aspetti e diciamo, al fatto che il cittadino non si disaffezioni a questa tutela che gli è garantita dalla Costituzione. La ringrazio, io invece tornerei a chiedere, a fare qualche altra domanda al professor Malinconico, poi naturalmente ritorno anche da lei. Professor Malinconico, allora dunque stavamo parlando, come si può leggere anche nel sottopancia, questa puntata dell'auspicata riforma della giustizia. Dunque, quali sono allora a questo punto i maggiori settori, se vogliamo, che potrebbero trarre beneficio da questa auspicata riforma? Ma soprattutto, come dicevamo, il settore degli investimenti. Quindi è basilare che la giustizia civile dia risposte in tempi celeri e anche con una certa prevedibilità, perché altrimenti si radica nell'opinione pubblica l'idea che conviene in qualche modo resistere. No? Anche chi non ha la ragione dalla parte sua,
però conta sui tempi per evitare che chi ha ragione abbia quello che gli spetta. Quindi questo è un tema molto, molto sentito dagli investitori e che effettivamente è un tema centrale. Fra l'altro, nostro ordinamento, non hanno oggigiorno funzionato particolarmente quelle vicende che sono chiamate con ADR, cioè le soluzioni alternative al processo, non hanno funzionato bene e quindi adesso senza indagare di chi sia la colpa di questo mancato funzionamento, però queste misure che dovevano deflazionare il contenzioso in realtà non hanno realizzato il loro obiettivo e quindi rimane sempre sul giudice civile il peso di questo contenzioso che poi si protrae negli anni e quindi è importante che ci sia da un lato la cura di strumenti che comprimano i tempi del processo e sostanzialmente mi sento di dire che anche dei vari processi, modelli di processo civile, io mi sento di anche forse appena di banalizzare il tema, però di dire che solo a quello che mi risulta, il processo del lavoro ha veramente fatto un bel salto in avanti in tutti questi temi, costringendo le parti, ad esempio, fin dall'inizio del ricorso a fare conclusioni precise, che non vengono poi ulteriormente modificate nel corso del tempo e anche a dare immediatamente l'accesso al giudice per evitare che quindi ci siano questo palleggiamento che può essere ritenuto, o talora è stato ritenuto come una garanzia di contraddittorio, ma alla fine si tratta, consiste in una perdita di tempo. Quindi che è anche poi quello che si verifica davanti al giudice amministrativo. Insomma, il processo funziona bene non quando ci sono tanti modelli, ma quando c'è un modello che garantisce in tempi celeri la comparizione davanti al collegio, al giudice nella sua pienezza, perché in questo modo evita che le parti possano in qualche modo ostacolare la velocità del processo, costringendole invece a essere fin dall'inizio coerenti e esaustive nelle loro richieste. La ringrazio. Io purtroppo il tempo è, possiamo dire, scaduto, quindi abbiamo quasi proprio veramente un paio di minuti neanche per la conclusione, la prima parte di doppio binario. Quindi farei un'ultima domanda conclusiva all'avvocato Gentile, al quale appunto parlando proprio di poi investimenti pubblici, continuiamo a parlare di investimenti pubblici, in particolar modo di appalti che hanno da sempre un ruolo centrale nell'ambito proprio degli investimenti pubblici. Sia per quanto riguarda dal punto di vista dell'aggiudicazione che è rimessa alla giurisdizione amministrativa, sia per quanto riguarda poi invece l'esecuzione dei contratti che invece è rimessa alla giurisdizione civile. Resta ovviamente sullo sfondo anche il penale. Allora, dunque, le volevo chiedere in che modo la riforma della giustizia può effettivamente giovare agli investimenti, secondo lei?
Sì, appunto, riforma della giustizia è un concetto ampio perché, l'abbiamo detto anche altre volte, insomma, alcuni processi vanno bene, sono snelli, sono veloci, danno risposta in tempi ragionevoli, come il processo amministrativo, appunto, proprio sugli appalti è tra i tutti più veloci che esistano. Anzi, forse altri settori potrebbero prendere ad esempio proprio la velocità, ma anche, devo dire, la stabilità, la qualità che la giustizia amministrativa garantisce. Anche lì c'è un problema, quello che dicevamo prima, c'è un problema di stabilità, diciamo, delle decisioni. Come dicevo, anche la Radunanza Plenaria, ahimè, ha spesso cambiato indirizzo sullo stesso argomento, ma questo è dovuto al fatto che è una materia molto complessa, sempre in evoluzione, nella quale interviene una normazione a livello sovranazionale, che è quella europea, che va rispettata, per cui, diciamo, negli ultimi 20 anni è cambiato completamente il mondo degli appalti dal punto di vista della giustizia amministrativa. La giustizia civile invece è molto lenta. È lenta sulle altre materie, così come è lenta sugli appalti. L'istituzione della sezione imprese non ha risolto assolutamente il problema della congruità del tempo della risposta del giudice. E quando si incagliano in fase esecutiva, gli appalti, le opere non vanno avanti. È un problema che, insomma, Dio, non è nuovo neanche questo. Tentato di risolvere spesso con rimedi extragiudiziari, facendo ricorso alle alternative dispute resolution, che sono le modalità appunto alternative di risoluzione delle controversie, che negli appalti, ad esempio, si è utilizzato per tanti anni l'arbitrato, si utilizza ancora oggi l'accordo bonario, che sono istituti previsti dal codice, che in un certo qual modo fanno mettere d'accordo amministrazione e impresa per far andare avanti l'opera, ma non sono sufficienti, e qualcosa si dovrà fare anche dal punto di vista della velocità del processo, perché, come dicevo, la sezione specializzata alla quale sono devolute le controversie anche in materia d'appalti non ha funzionato come doveva. Ancora abbiamo diversi anni di durata del contenzioso. La giustizia penale, è vero, sta sempre sullo sfondo, ma neanche tanto. Se pensate all'ultimo decreto semplificazioni, quello del luglio scorso, fatto proprio per il rilancio in tempi di Covid, è un po' intervenuto sul classico argomento dell'abuso d'ufficio, diciamo, ha un po' risolto la responsabilità dei funzionari, perché c'è sempre il dramma della, come si dice, della paura della firma, e la paura della firma involge evidentemente anche gli aspetti di rilevanza penale, la responsabilità penale dei funzionari e dei dirigenti, che, quando la questione è controversa e controvertibile, temono, insomma, ripercussioni su qualunque scelta prendano. Per cui, diciamo, le riforme vanno fatte co complessivamente, globalmente, guardando a tutti i processi, guardando a tutti i diritti sostanziali. La ringrazio, insomma, speriamo quanto prima, auspichiamo tutti che ci sia effettivamente questa riforma della giustizia che possa abbracciare un po', tutte le branche, che possa, insomma, andare verso la giusta direzione per poter snellire i tempi e risolvere quelle che sono appunto le principali, criticità che sono presenti al momento, di cui abbiamo ampiamente parlato, grazie a voi, in questa, prima parte di Doppio Binario. Io quindi allora chiudo questa prima parte salutando gli ospiti in collegamento, quindi saluto e ringrazio il professor Carlo Malinconico e l'avvocato Domenico Gentile, entrambi del partner dello studio legale Malinconico e Gentile. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Dunque, qualche minuto di pubblicità e poi restate qui collegati sulle fonti TV, in quanto tra poco ci sarà la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di riforma della giustizia e lo facciamo entrando proprio nel vivo, grazie appunto alla testimonianza di due
ospiti molto particolari che vivono ogni giorno proprio il sistema giustizia. Io lascio la parola al professor Carlo Malinconico e le cedo appunto l'onere di fare gli onori di casa per questi due ospiti. Prego. Grazie molte. Allora, questi due illustri ospiti di questa puntata sono il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, che ha un curriculum, è uno dei più brillanti magistrati del Consiglio di Stato. È arrivato per concorso in tempi brevissimi al Consiglio di Stato, è Sì. un recordman sotto questo profilo, Sì. e poi ha al suo attivo non solo lui presiede il collegio della quinta sezione del Consiglio di Stato, che si occupa particolarmente di gare, di appalti Sì. pubblici e quindi soprattutto di questo. Ma poi lui, Francesco Caringella, ha una lunga esperienza anche nel campo della formazione dei giuristi. E poi non solo questo, ma quello che più forse gli invidio, per la sua creatività, è che lui è anche uno scrittore di romanzi, soprattutto romanzi, come dire, di gialli, soprattutto, se posso Ah, bene. parlare in questo modo. Quindi ha una multiforme ingegno. Poliedrico. E dall'altra parte c'è il magistrato Valerio Di Gioia, Sì. che è un magistrato, anche magistrato ordinario, che ha svolto e svolge la sua attività nella magistratura ordinaria, e si è occupato anche in passato di aspetti del processo civile Sì. e delle esecuzioni, e quindi e attualmente invece a Roma è giudice penale, e quindi ha una competenza. Come vedete, questi due ospiti hanno una competenza che ci consente di parlare a 360 gradi. E poi anche questo magistrato, Valerio Di Gioia, ha una competenza che spazia anche nella formazione, perché anche tiene dei corsi in importanti istituti di formazione. Ecco, quindi mi fermerei qui perché ci Bene. vorrebbero tanti, ma mi fermo, preferisco fermarmi qui. Professore, grazie per le presentazioni, non avrei saputo fare di meglio e io intanto la saluto e la invito poi insomma, a rivedere questa seconda parte con questi due illustri ospiti. Grazie ancora per essere stato con noi. Molte grazie. E grazie ancora al professor Malinconico per le sue presentazioni e introduco e saluto soprattutto anch'io i nostri ospiti, Francesco Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Buongiorno e Buongiorno. benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. E buongiorno anche a Valerio De Gioia, magistrato ordinario. Benvenuto anche a lei. Salve, grazie mille. Ecco, presidente Caringella, io parto da lei, appunto l'ha già introdotta adeguatamente il professor Malinconico, e dato che appunto lei ha ricoperto importanti ruoli nella magistratura sia ordinaria che amministrativa, le chiedo quali riforme sarebbero più decisive a beneficio degli investimenti, che sembra una domanda semplice, ma insomma è la domanda delle In primo domande. luogo, che le parole di Carlo Malinconico sono visibilmente influenzate dall'amicizia, quindi sono eccessive rispetto alla mia modesta persona. E la mia modesta persona trova grande difficoltà nell'affrontare una domanda temibile, addirittura terribile, praticamente impossibile: l'accelerazione della macchina della giustizia, la funzionalità, la riforma. Quindi si parla di riforma della giustizia da quando sono diventato magistrato, e per la verità se ne parlava anche prima. Credo che la priorità per una macchina pachidermica che non riesce a smaltire l'arretrato in tempi compatibili con le esigenze delle persone, delle imprese, della collettività,
La priorità sia la tempistica. In fondo, la domanda di giustizia ha una componente triplice, una componente soggettiva, c'è una persona che ha bisogno di giustizia, una componente oggettiva, c'è un bene della vita, patrimoniale, non patrimoniale, economico, che è oggetto di rivendicazione, ma c'è una componente cronologica, il bisogno di giustizia, come tutte le vicende della vita, è un bisogno temporalmente circoscritto, un bisogno che va soddisfatto in tempi compatibili con le esigenze della persona. Una sentenza tardiva è una sentenza sbagliata, è un errore giudiziario in quanto tale. La riforma dal punto di vista temporale si basa su una constatazione tutto sommato banale. La giustizia è una macchina con carburante scarso, è una risorsa scarsa dal punto di vista strutturale e dal punto di vista personale. Quindi va utilizzata per le controversie che hanno bisogno della giustizia. Bisogna ottimizzare la macchina della giustizia e favorire la giustizia out of trial, e cioè le soluzioni delle controversie in via stragiudiziale. Il giudice deve essere l'eccezione, non deve essere la regola nelle vicende umane. Questo dal punto di vista penale significa depenalizzazione seria e non di facciata. Dal punto di vista civile, una risoluzione stragiudiziale, meccanismi di composizione bonaria, metodologia sperimentata con successo ancora solo parziale. Nell'amministrativo sviluppare le ADR, Alternative Dispute Resolutions, scusate il mio anglo-barese, Grazie. davvero drammatico, e quindi filtri di accesso prima ancora di snellimento del processo con meccanismi acceleratori, filtri dal punto di vista dell'appello, fissazione di tempistiche certe. Il problema non è lo snellimento del processo, un obiettivo possibile e mai sufficiente, è la limitazione dell'accesso al processo. Assolutamente, peraltro appunto siamo ormai, se ricordo bene, al decennale, no? Dall'introduzione della famosa riforma che aveva istituito la mediazione obbligatoria, e però appunto neanche quella poi è servita per entrare appunto nel Era un merito. problema culturale, perché Esatto. le riforme camminano sulle gambe degli uomini. Se le persone, anche il ceto giudiziario, culturalmente non sono propense ad una visione della giustizia al di fuori del processo, basata sulla mediazione e quindi sulla cultura della prevenzione, e hanno un'idea della litigation, allora nessuna riforma potrà risolvere il problema. C'è sicuramente un'emergenza culturale, prima ancora che tecnica. Assolutamente. Giudice De Gioia, chiedo anche a lei, insomma, secondo la sua esperienza, che tipo di riforme sarebbero necessarie per quanto riguarda appunto la giurisdizione ordinaria? Sì, io concordo con quanto detto da Francesco, ha fatto considerazioni impeccabili. Io ho avuto la fortuna di fare per 7 anni il giudice civile, poi ora sono quasi 14 che faccio il giudice penale, quindi ho avuto modo di verificare quali possono essere le disfunzioni del sistema. Per quanto riguarda il civile, effettivamente le lungaggini processuali, il fatto che poi si arrivi a una sentenza a distanza di così tanto tempo, come diceva Francesco, è una sconfitta del sistema. E quello va a incentivare il soggetto inadempiente, quindi è meglio essere il danneggiante o l'inadempiente, sperando poi che i tempi si allunghino enormemente. Questo non è possibile perché poi, anche da un punto di vista economico, è noto che poi gli investitori sfuggono dal nostro paese perché non hanno la serenità in caso di contenzioso ad avere una risposta immediata. Per quanto riguarda il penale, abbiamo lo stesso problema, la celerità, anzi adesso il problema è aumentato per effetto di quella riforma della prescrizione che, determinando l'imprescrittibilità del reato dopo il procedimento di primo grado, ossia se non si è prescritto e inizi il giudizio d'appello, rende ancora più indispensabile che venga riformato il processo penale, dando la possibilità di avere tempi strettissimi a favore sia del soggetto vittima dei reati che deve trovare poi soddisfazione, si deve accertare eventualmente la responsabilità, sia dello stesso imputato, perché non è ammissibile che un sistema veda un soggetto imputato per un lasso temporale infinito. Io sono arrivato a parlare, per assurdo, della condizione più favorevole del condannato, che può poi accedere a meccanismi di riabilitazione rispetto all'imputato in eterno. Rispetto a quanto detto dal
Presidente Caringella, mi limito ad aggiungere che forse un diciamo, incremento del numero dei magistrati, perché abbiamo lo stesso numero di magistrati ordinari di 50-60 anni fa, quando la popolazione nazionale era inferiore, quando poi le tipologie di contenzioso erano ben differenti rispetto a quelle attuali e numericamente inferiori, e soprattutto bisognerebbe spingere verso una modernizzazione, perché quando c'è stato l'evento l'anno scorso del Covid si è posto il problema al penale, attenzione perché al civile sono più avanti rispetto al penale, il problema cioè della celebrazione, sì, a distanza delle udienze, quello è stato un grande limite alla possibilità di portare avanti il sistema giustizia. Certo, insomma, il percorso per la digitalizzazione è ancora molto lungo, sebbene appunto sia diciamo un effetto tra virgolette positivo che può aver avuto questa crisi è quello di avviare un processo che era ancora agli albori, se non proprio fermo. Ecco, Presidente Caringella, io le chiedo, secondo la sua esperienza, se ci può portare qualche caso, qualche tra virgolette best practice, insomma, che vuole citare, sempre con il focus, l'obiettivo sulla velocità dei processi, insomma. Beh, devo dire che l'esperienza amministrativa conferma le problematiche del mio grande amico Valerio De Gioia, che Valerio ha evidenziato, cioè il problema della tempestività nel diritto penale, nel diritto civile e nel diritto amministrativo è un problema di giustizia sostanziale, non è un problema temporale. Dicono gli americani che justice delayed is justice denied, cioè la giustizia ritardata è una giustizia negata. Perché quando il processo finisce fuori tempo massimo, chi perde vince e chi vince perde. Pensiamo nel penale. Un uomo assolto dopo 15 anni di processo, specie se ha un ruolo politico e ha una reputazione professionale, è già definitivamente distrutto, mentre invece una persona colpevole gode della prescrizione, gode dei ritardi strutturali. Quindi è un problema centrale la digitalizzazione, la tecnologia, le risorse personali, una nuova linfa dei giovani magistrati sono profili essenziali. Le best practices amministrativistiche sono due. Sì. La prima, devo dire, è la digitalizzazione completa della giustizia amministrativa, in quanto tutto il processo amministrativo, dal ricorso fino alla sentenza, per non parlare dell'istruttoria e nella fase Covid, delle udienze, delle discussioni, della fase cautelare, è dematerializzata, è virtuale, non richiede il contatto fisico necessario. Io sono un uomo dalla cultura ottocentesca e trovo obiettivamente difficile rinunciare alla magia del rapporto personale, e tuttavia non possiamo non considerare che questa digitalizzazione è un efficientamento assolutamente incredibile. La giustizia amministrativa durante il Covid non si è fermata neanche un giorno ed ha prodotto esiti per alcuni versi ancora più interessanti dal punto di vista dell'efficienza, visto che il processo mediamente, e arrivo alla seconda pratica virtuosa, sì, il processo in particolare degli appalti dura non più di un anno, dal ricorso introduttivo fino alla sentenza passata in giudicato. La seconda pratica è il rito degli appalti, è un rito che proprio per la rilevanza economica dal punto di vista dei bisogni del paese, dello sviluppo, delle infrastrutture e della crescita, è un processo accelerato, caratterizzato da alcuni aspetti di accelerazione che potrebbero e dovrebbero essere estesi non solo nel diritto amministrativo e non solo negli appalti, come la sentenza breve, come il rito con tempi certi, come la conversione, la possibilità che il giudice in sede cautelare, ove gli elementi siano maturi, decida con sentenza in forma semplificata. In fondo, dico ai miei figli aspiranti giuristi che all'uomo che si rivolge al giudice non interessa la motivazione barocca o la forma ricca, interessa una sentenza chiara, veloce e soprattutto adeguata alla sete di giustizia che, non dimentichiamoci, portano davanti a noi persone sofferenti e bisognose. Certo, assolutamente. Giudice De Gioia, un'altra diciamo, esperienza che le chiedo se può essere citata appunto come una buona pratica o meno è proprio l'introduzione del Tribunale delle Imprese. Le chiedo a suo giudizio se è servito, insomma, ad accelerare o, insomma, a migliorare questo tipo di processi.
Sì, tutto quello che riguarda modalità di specializzazione, quello porta degli indubitabili vantaggi. Il Tribunale delle Imprese, che poi aveva una materia specifica, non soltanto porta a dei giudizi che vengono organizzati e celebrati in maniera più tempestiva, ma porta anche alla formazione di un organo, di soggetti giudicanti che sono esperti di quella specifica materia. Questo porta dei vantaggi indubitabili. Perché tolte le ipotesi e le controversie cosiddette seriali, e quindi chi ha già esperienza del settore ha la possibilità di muoversi con provvedimenti anche che costituiscono il frutto di studio che in precedenza è stato fatto, però il soggetto specializzato, e questo è fondamentale in tutti i settori, questo vale anche per il penale, ha la possibilità di dare una risposta innanzitutto più corretta, perché parte da un soggetto che è più preparato in quella specifica materia, e soprattutto farlo in tempi più rapidi, in tempi brevi, quindi avere la possibilità sin dall'inizio, dal momento in cui viene incardinata quella controversia, di poterla valutare, capirne anche l'importanza e quindi organizzare un calendario di udienze che possa arrivare poi a dare la soddisfazione. La soddisfazione è quella di un provvedimento celere, a prescindere dal contenuto che questo provvedimento poi avrà. Bene, quindi insomma, digitalizzazione, giudizi alternativi, insomma, stimolo allo sviluppo, insomma, alternativo alla risoluzione alternativa delle liti. Queste possono essere, insomma, le due strade maestre, visto che appunto di riforma della giustizia si continuerà a parlare ancora a lungo, se ne parla sì da tantissimi anni, ma insomma, questo potrebbe essere il momento decisivo, visto che è inserita proprio nel Guardi, se recovery mi posso plan. Prego. permettere, c'è un problema culturale che deriva dalla mia esperienza, Sì? e cioè l'idea che la giustizia risolva i problemi delle persone. Ad esempio, noi abbiamo il Consiglio di Stato, il contenzioso scolastico, un ragazzo bocciato a scuola o che ha avuto un voto inferiore a quello che ritiene essere per lui giusto o che ha subito un atteggiamento prepotente da parte del professore, si rivolge al giudice. Ora, questo è sintomatico di una giustizia che entra in un tempio, in un santuario sacrale, e cioè il funzionamento della scuola, il voto del professore. Se fossi stato bocciato, scusate la tecnicismo, non ci sarebbe stato il ricorso al TAR, ma il ricorso al pronto soccorso. Sì. Il padre non avrebbe concesso spazio. È naturalmente una battuta anche di gusto assai discutibile. Però dobbiamo partire da un'emergenza culturale. Gli uomini e le donne di questo paese devono essere in grado di risolvere i loro problemi attraverso pratiche sociali, attraverso soluzioni consensuali, attraverso la consapevolezza dei propri limiti, attraverso la legalità affidata ai cittadini, pratiche virtuose da parte dei cittadini. Quando davanti al giudice ci si rivolge in modo massivo, è evidente che la giustizia non è la risposta al problema, ma diventa il problema da risolvere. Assolutamente d'accordo. Bene, grazie di nuovo per essere stati con noi, al presidente Francesco Grazie a Caringella voi, saluti a Valerio. e al giudice Valerio De Gioia. Grazie. Piacere, Grazie. salve. Salve. Grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.